Siamo a Termini Bassa per l'inizio di questa notte bianca qui a Termini Merese, la terza edizione. Siamo con Giusy e Francesco, che sono uno dei ragazzi che suoneranno questa sera qua a Termini con noi, mentre in sottofondo abbiamo un altro tipo di musica che poi capiremo quale. Allora Giusy, che cosa significa per voi essere qua stasera? Allora, è una cosa molto importante, perché comunque siamo nel nostro paese, faremo divertire il nostro paese al meglio, quindi ballo, musica dal vivo, un po' di tutto. E niente, speriamo di divertirci. Mi auguro che, insomma, di allietare bene la serata. Vuoi dire qualcosa? Allora, questa è una serata secondo me molto molto importante, che dà vanto e lustro alla nostra città, e siamo felici di farne parte. Alla prossima. Ma qualcos'altro? Ringraziamo Francesco e Giusy, li salutiamo, buon lavoro allora. Grazie. Siamo con il sindaco di Termini Merese, Salvatore Burrafato. Questa è la prima notte bianca, sperando di 5. Come è andata l'organizzazione, ma soprattutto è una gioia per lei essere qua a rappresentare la città? Per me è una grande gioia essere qui con il popolo di Termini e con tutti quelli che ci onoreranno stasera di essere a Termini. È la mia prima esperienza, però è il terzo appuntamento che la città vive. Oramai la macchina organizzativa è oliata. L'ASCOM e il suo presidente Nicola Cascino stanno dando il massimo, perché ritengono che sia una vetrina importante per la nostra città, e spero che vada tutto bene. Vedo grande entusiasmo e una grande partecipazione. La ringraziamo allora, buona serata. Ci vediamo dopo. Siamo con Calogero Scibetta, responsabile e organizzatore di tutti i gruppi musicali che ci sono qui per la Notte Bianca. Ci vuoi raccontare un pochettino quella che è stata la tua esperienza, ma soprattutto questa organizzazione? L'organizzazione nasce appunto dalla maternità di questa festa, di questa terza edizione della Notte Bianca. Nasce appunto dall'ASCOM, dove già l'anno scorso abbiamo avuto questa bella esperienza anche con altre persone. Quest'anno io ho avuto il privilegio di organizzare i gruppi, e ci tenevo tantissimo a prendere soprattutto dei gruppi termitani. E sono contento anche perché la manifestazione vedo che sta andando abbastanza bene, con un'affluenza di pubblico già che si nota in queste ore iniziali, e che sono, ripeto, molto contento. Un plauso anche a tutti gli altri, perché alla fine un grazie a tutti se una manifestazione riesce a essere portata avanti con i migliori risultati. Ti ringraziamo Calogero, buona serata, anche perché stai lavorando e anche una serata anche tu, e ti ringraziamo nuovamente. Ok, grazie a voi. Siamo al villaggio gastronomico qui in via Verdura con il signor D'Angelo Giuseppe. Signor D'Angelo, come sta andando? Ma soprattutto l'afflusso di gente è abbastanza alto? Ma la gente c'è abbastanza, che ci piace queste cose, ma questo tipo di, diciamo, di festa, di, secondo me si dovrebbe fare una volta ogni fine mese, perché alla gente ci piace girare, e per tutti noi commercianti è una cosa molto buona, sia a livello gastronomico che pure a livello abbigliamento. Ok, la ringraziamo. Lei è il signor? Cosa vuole dire, signor? Ringraziamento al sindaco Rodolfo Capato, che è una bellissima persona, e questa manifestazione è ben voluta direttamente da lui. Grazie a lui, più là si fa da meglio questa manifestazione. Grazie. Arrivederci. Siamo con l'ospite d'onore di questa notte bianca di Termini Merese, Marco Incudine, l'ultimo vincitore del Festival della Canzone Siciliana. Vuoi dirci qualche cosa, Marco? Io sono veramente felice di essere qui a Termini Merese, alla Notte Bianca, perché mi lega a Termini ormai un amore per questa città. Ho tanti amici, tante persone che voglio bene, tanti nostri estimatori, tanti nostri fan che ci seguono con interesse e con attenzione, e quindi per me fare questo concerto in questa manifestazione, che devo dire, facendomi un giro, ha delle proporzioni da fare invidia alle grandi città. E quindi plauso agli organizzatori, un plauso a tutto lo staff che ha messo su tutto questo, perché se da Termini Merese parte una bella notte così, allora la Sicilia ha ancora qualcosa da insegnare. Come ti è cambiata la vita dalla vittoria del Festival della Canzone Siciliana ad oggi? È stata una bella spinta in avanti, perché finalmente la musica popolare, la musica che canta in siciliano, ha avuto
uno spazio in 3 minuti di canzone è entrata dentro le case non solo dei siciliani, ma degli italiani, ma anche degli emigranti che in tutto il mondo amano la Sicilia. E quindi per noi è stato veramente bellissimo poter avere questa possibilità di portare finalmente il dialetto in televisione. Poi lo abbiamo vinto con un tema molto delicato, molto importante, che è quello dei migranti, dei clandestini, e quindi è stato ancora di più una missione che dobbiamo portare avanti utilizzando il dialetto per parlare delle problematiche che ancora oggi e forse più di ieri affliggono questa nostra società, e soprattutto dimostrare che il dialetto non diversifica ma unifica le anime di questa Sicilia. Quindi bisogna essere orgogliosi della propria lingua. Ti lasciamo allora con l'augurio che la canzone che tu hai portato al festival, ma soprattutto la musica che tu fai, la possa portare a Nord Italia, visto anche, come tu dicevi bene, i nostri problemi, i problemi che ci sono in Sicilia. Assolutamente, abbiamo una bellissima tournée nel Nord Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in America, in Messico, in Cina, e devo dire che ovunque il dialetto è il passepartout, non è un limite assolutamente, quindi la nostra musica comincia a essere la musica amata anche dai giovani, quindi vedo qua davanti a me un fiume di persone, soprattutto giovani, che credono a questa festa e che verranno al concerto, quindi sicuramente anche questa sera la musica popolare farà il suo percorso all'interno di questa bellissima notte bianca. Marco, ti ringraziamo per la disponibilità e soprattutto per le parole di calore siciliano che ci danno molto coraggio. Grazie. Grazie a voi. Siamo nella zona storica di Termini Imerese con due nostri ospiti, uno è l'assessore Campagna, ci vuole dire qualcosa su quanto riguarda l'organizzazione o altro? Certo, è un'organizzazione impeccabile, io trovo che sia così e mi trova doppiamente emozionata nella veste di cittadino che ha l'opportunità di vivere un momento termitano ricco di emozioni e di consapevolezza di grande storicità, emozionata come nuovo elemento dell'amministrazione comunale che riesce a regalare momenti del genere ai cittadini. Siamo con il presidente dell'associazione Politeia, qui il nostro carissimo amico Salvatore Scaccia, che è il primo anno che si collabora su quanto riguarda questa organizzazione per la Notte Bianca di Termini. Ci vuoi dire qualcosa, Salvatore? Allora, non è sicuramente il primo anno, ma con Politeia è il secondo anno e con me è il terzo anno, quindi da quando è nata la Notte Bianca c'è questa collaborazione con Nicola Cascino, presidente dell'ASCUM, e con l'ASCUM, che è davvero meravigliosa. Qui in questo momento ci troviamo a Sant'Orsola, che è un patrimonio davvero della nostra città, e davvero è bello sentire le parole dell'assessore Campagna, che da cittadino sta riscoprendo questa bellissima chiesa, che di cui dobbiamo ringraziare naturalmente i Lions, che ce l'hanno in gestione e la tengono davvero in maniera impeccabile. Ma la nostra competenza, insomma, sempre con l'organizzazione dell'ASCOM, riguarda anche altre due chiese bellissime di questo centro storico meraviglioso, altri due gioielli, che due perle, che sono naturalmente l'Annunziata, con il presepe più antico di Sicilia, proprio il presepe in marmo meraviglioso, che questa sera arricchito da tante opere d'arte di termitani illustri che hanno dato le loro opere per essere viste dai tanti turisti che stasera stanno affollando le nostre piazze. Poi ci sono anche, quindi sono 10 artisti, poi ci sono anche un quartetto vocale che stanno davvero allietando gli ospiti che hanno occupato le 100 sedie, oltre a essere all'impiedi e stanno guardando lo spettacolo, e poi ci sono i poeti convocati qui dalla nostra Ritelia, quindi davvero uno spettacolo incredibile. E poi San Giacomo, lo spasimo termitano cosiddetto, questa chiesa senza tetto, ricostruita in buona parte, che davvero è meravigliosa. L'abbiamo cercata di illuminare quanto meglio, quanto più nelle nostre capacità, e c'è un gruppo jazz che dà quel tocco di classe anche a tutta la manifestazione. E poi ci sono queste 400 candele che illuminano il percorso che ci guida verso questo centro storico, che davvero lascia senza fiato, almeno questo era il nostro obiettivo e sembra che l'abbiamo raggiunto. Salvatore, lasciamo questa intervista con una provocazione alla dottoressa Campagna, visto che queste chiese aperte durante la Notte Bianca, e non solo, anche in un altro periodo dell'anno, sono quasi come un tesoro perso quasi. Che cosa dobbiamo fare? Intanto ne ho chiesto l'apertura per altri momenti che caratterizzeranno questa estate termitana, e poi una promessa e un impegno: queste chiese vivranno attraverso tanti altri momenti.
Sì, Salvatore? Una puntualizzazione, volevo ringraziare la cooperativa Azzurra perché e Legambiente, che sono i due gestori della Chiesa dell'Annunziata, che nonostante stia in un precario condizioni, però davvero viene valorizzata da questa associazione, questa cooperativa in maniera impeccabile, ci ha portato nella di questa manifestazione perché hanno fatto tutta la pulizia e sono stati davvero disponibilissimi. Quindi grazie anche alla cooperativa Azzurra e Legambiente. Ringraziamo Salvatore. Scaccia. E ringraziamo la dottoressa Campagna. Grazie a voi di esserci sempre in questi momenti. Arrivederci. Siamo con l'organizzatore di questa manifestazione della Notte Bianca, il maggior organizzatore Nicola Cascino, organizzatore dei commercianti dell'Ascom. No? Ci vuole dire qualcosa? Senz'altro, più che organizzatore direi promotore, perché quest'anno hanno partecipato alla realizzazione di questo evento non solo i componenti del consiglio direttivo dei commercianti e tutti i commercianti in genere, ma veramente mi ritengo soddisfatto per il fatto che è stato fatto un grandissimo lavoro in team, in gruppo. E per questo voglio ringraziare appunto tutto il consiglio direttivo sicuramente dell'ASCOM e l'amministrazione comunale, dal sindaco agli assessori interessati, ma tutti quei gruppi di volontariato che quest'anno veramente hanno partecipato con grande spirito di collaborazione e hanno dato il tutto di se stessi. E vorrei ringraziare intanto gli agenti di polizia municipale, le guardie venatorie, la protezione civile che quest'anno ha veramente messo in campo una grandissima quantità di persone e quindi ritengo che il successo di questa manifestazione sia soprattutto da attribuire a questo grande lavoro di gruppo. E soprattutto per i grandi artisti che ci sono, se ne sta esibendo uno qui che ha vinto l'ultimo festival della canzone siciliana. Certamente. Ci vuole dire lei il nome? Sì, Mario Incudine, che appunto è ritenuto uno degli artisti siciliani in questo momento più interessanti e che si sta facendo conoscere oltre la nostra Sicilia. E sicuramente è uno spettacolo molto molto bello anche perché da un punto di vista culturale, perché rappresenta la rivisitazione di quella che la nostra cultura siciliana può offrire fuori dal nostro territorio. Signor Cascino, la ringraziamo, arrivederci al prossimo anno. Grazie a voi, buon lavoro.